Roberto Cabiale, qui ancora a parlare di Moscato, lei è presidente della Coldiretti, provinciale della Coldiretti di Asti e responsabile del settore vino per la Coldiretti piemontese, giusto? Si parlerà soprattutto della pari dignità. Voi chiedete pari dignità al consorzio, nella rappresentanza del consorzio, perché? Sì, diciamo che la parte agricola dall'anno scorso ha iniziato a lavorare, credo, veramente bene assieme, portando avanti dei progetti che si possiamo un po' riassumere dall'accordo dell'anno scorso alla costituzione anche per la gestione del fondo della promozione che è stato voluto da parte agricola, alle proposte, alla discussione che è stata fatta per la nuova tipologia per l'asti secco e adesso, visto che ci si sta avvicinando ai rinnovi del consorzio di tutela, valorizzazione e promozione del prodotto, credo che la parte agricola non assolutamente deve essere una protagonista di questi rinnovi come cariche. Questo presuppone che prima non sia stata così protagonista. No, non voglio dire questo, dico che però credo che noi come parte agricola ci crediamo fortemente in quello che è il ruolo del consorzio, come ho già detto, di tutela, di promozione, di valorizzazione. Nel consorzio devono essere rappresentati in parti uguali assolutamente la parte agricola, devono essere, cioè, la casa di tutti, delle aziende agricole, delle cantine, delle cooperative e delle case spumantiere. E devono essere rappresentati tutti nella stessa maniera, con gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse opportunità di poter collaborare e lavorare assieme per l'ottenimento dei risultati per tutto il comparto. Oltretutto stiamo parlando di un prodotto, il Moscato, stiamo parlando di 10.000 ettari, quindi credo che sia un comparto decisamente importante sotto l'aspetto del territorio che vorrei anche ricordare, che si è ottenuto il riconoscimento come patrimonio dell'umanità, non è un riconoscimento che è dovuto per gli stabilimenti, che meno male che ci sono nei fondovalle industriali, ma è stato ottenuto per i vigneti che ci sono sulle colline e che i nostri coltivatori, i nostri familiari, le nostre da generazioni coltivano e continueranno a condurre. E quindi per questo credo che sia giusto che in questo momento la parte agricola, non che possa dirla sua, che deve dirla sua e deve essere rappresentata nel consorzio.